Partita appena finita, 3-2 della Juve con terzo gol su rigore clamoroso dato alla Juve, scandaloso. Partiamo dalla partita, una partita in cui l'Inter non aveva nulla da dire, infatti i primi 45 minuti l'Inter li ha regalati alla Juve, li ha lasciati giocare, giocava molto bassa, ma ragazzi, oggi, cioè, oggi il titolo di questo video sarà lo scandalo del calcio, perché non è possibile dare un rigore del genere sul 2-2 ad una Juve così proprio per regalargli ancora la possibilità di andare in Champions. Quadrado fa quel tacco, quel tocco in più, quella finta, ma già sa di andare a terra. Già sa di andare a terra e non è Perisic, ci sta camminando a sinistra, lo sta marcando normalmente. Lui va sui piedi di Perisic, gli danno il calcio di rigore. Non è possibile, la VAR neanche richiama! Il VAR, la VAR, come cazzo si chiama? Non me ne frega niente, non è possibile, è scandaloso! Questo è lo scandalo del calcio italiano, questa è la gente che non capisce, questo è soprattutto per far capire a tutti quegli interisti che stanno minimizzando il tutto. Noi abbiamo vinto uno scudetto contro questa gente qui, contro tutti questi qua che stanno facendo questo schifo, perché oggi a me non interessa tanto della partita, un Inter-Juve che contava molto di più per loro che per noi, ma non è possibile vedere queste scenate. Cioè, il rigore, anche il primo rigore, la trattenuta di Darmian c'è, va bene, c'è, nessuno dice di no, ma così ne devi dare tre rigori a partita, tre. Perché la mano c'è, lo tiene, ma non è un braccio teso sul corpo, eccetera. Cioè, capite? C'è differenza tra trattenuta e trattenuta. Anche lì c'è da vedere. La Juve è partita meglio, quello che vi pare. Potete dire, posso essere d'accordo su tutto, su ste robe. Ma i rigori dati, ragazzi, occhio, eh. Occhio, perché c'è sta tanta roba. L'espulsione di Bentancur, io ancora mi chiedo, secondo me gli ha detto qualcosa l'arbitro. Perché ovviamente Sky, avendo le immagini dell'Olympic Stadium qua, di quelli che hanno costruito uno stadio per fare, lasciamo stare, per fare ogni volta, uscire ogni volta agli ottavi, non dà le immagini tutte quelle complete, dà le immagini che gli conviene. Infatti ha dato l'immagine prima che l'arbitro cacciasse il giallo. Quindi tu devi vedere quando l'arbitro caccia il giallo se Bentancur gli ha detto qualcosa. Perché per me se è un'ammonizione, una seconda ammonizione per quella spinta su Lukaku non c'è. E su questo siamo d'accordo. Però bisogna vedere quello che è successo dopo. Da sportivo. Poi devi fare lo sportivo con Cuadrado in campo. Con uno che si tuffa ogni 3x2. Che sta sempre a terra. Che gioca, cioè, non lo so, dategli una cazzo di fatelo giocare con una carrozzina a quell'uomo, perché sta sempre a terra, non è possibile. Cioè, quello già sapeva di buttarsi a terra. Raga, è chiaro che i giocatori non la vedono come noi tifosi, che noi vediamo un Inter-Juve sempre come una partita da giocare, da vincere a tutti i costi. Noi tifosi, i calciatori, alcuni sono arrivati quest'anno, alcuni 6 mesi fa, no, 6 mesi fa non è arrivato nessuno. Alcuni sono arrivati quest'anno, quindi non sanno della rivalità tra Inter e Juve. E magari secondo me si è visto proprio nel primo tempo che non capiscono di preciso cosa voglia dire giocare il derby d'Italia, che noi vogliamo batterli sempre. Detto questo, credo che la Juve abbia fatto un primo tempo meglio dell'Inter, poi l'Inter è partita meglio il secondo tempo, anche prima dell'espulsione, non devono fare i fenomeni, non devono fare i fenomeni che erano in 10 o non in 10. Io voglio sapere già il fatto, già il gol del 2-2 dell'Inter con Chiellini che si appende alla maglia di Lukaku. Cioè, Chiellini si appende alla maglia di Lukaku e anche da ridire chiede il fallo. Cioè, ha giocato sporco tutta la partita. Con le risate che si faceva quando Chiellini abbracciava Lukaku sul calcio d'angolo prima che l'arbitro li avvertisse. Cioè, rendiamoci conto di come sono state giocate, come è stata giocata sporco sto match. Di questa partita è stata veramente. Lasciamo stare. Io, fatto sta che questo video sarà intitolato Lo scandalo del calcio italiano. Perché ancora una volta la Juve ha vinto grazie ai poteri forti, perché la Juve secondo me sul 2-2 prendeva anche il 3-2. Quel rigore là è inesistente. Perisic è distaccato da Cuadrado. Cuadrado fa la finta e poi va addosso a Perisic. Ed è un rigore
Cioè, se mi date un rigore del genere, me ne dovete dare 15 a partita. All'Inter ne mancano 16 così. Se andiamo avanti. Raga, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale. Forza Inter, amala, siamo campioni d'Italia. Loro andranno in Europa League e noi siamo campioni d'Italia. A parte il nervosismo, noi andremo avanti. Noi cercheremo di progettare il futuro e loro saranno in Europa League. Amala.